chiaramente riguarda la sostenibilità, ma poi riguarda tutto il sistema. La sostenibilità si fa tutti insieme o non si fa. Cioè non c'è la sostenibilità di un'azienda, quell'altra no, quello sì, quel tintore è sostenibile e il filatore no. Cioè la sostenibilità o è tracciata o non funziona. Questo vuol dire che si fa tutti insieme, a partire dallo stoppino a finire al capo che troviamo in negozio. Quindi questo vuol dire che dobbiamo fare sempre più sistema, vuol dire che dobbiamo cooperare tutti insieme per cercare di trovare delle formule, a partire dalla blockchain che serve poi a descrivere tutto il percorso e sicuramente a quelle regole che tutti auspichiamo che ci siano, quegli standard famosi che più noi riusciamo a interpretare, più noi riusciamo a dettare e più a vantaggio una filiera che sicuramente è leader nel mondo, perché non dimentichiamo che il 70% dei prodotti di alta qualità vengono prodotti in Italia. E questo è un dato pazzesco. Di quei 280 miliardi di cui parlava prima Claudia, 100 li facciamo noi, a livello di alta qualità. È veramente tanta roba. Quindi quando parliamo di lusso, 70% di produzione, è veramente tanta. Al costo, attenzione, noi contiamo al costo primo del prodotto, cioè voglio dire, non quello che poi succede quando arriva sul mercato e viene poi prezzato dal prodotto finale, no? Quindi questo vuol dire che noi facciamo tantissimo, vuol dire che dobbiamo dettare questi standard, vuol dire che dobbiamo cercare insieme di capire quali sono e dobbiamo imporli all'Europa. E lì passiamo anche attraverso un discorso politico. I nostri politicanti devono essere molto più attivi e presenti a livello di commissione. Noi molto spesso, ragazzi, nelle commissioni andiamo noi, associazioni, non troviamo neanche i politici, perché magari si è persa una commissione che sta studiando le proposte delle leggi europee dove ci sono un sacco di lobby del nord Europa e noi invece siamo lì a cercare di uno con l'altro di dire ragazzi cerchiamo di tenere duro su questo punto. È successo sul PEF, come giustamente diceva Sergio, noi siamo stati nella commissione PEF, noi siamo come Camera Nova della commissione a dire no, aspettate un attimo ragazzi, parliamo bene di che vuol dire durabilità, perché se durabilità vuol dire che un capo di plastica è eterno, non ci siamo. Se durabilità vuol dire invece che un capo di bellissima materia prima e nel guardaroba per moltissimo tempo perché se lo tramando le generazioni, allora forse stiamo parlando della durabilità che intendiamo noi. Nel senso che la nostra durabilità, che è anche degradabile, biodegradabile, è una durabilità compatibile con il nostro pianeta. La durabilità di un pezzo di plastica non sempre è compatibile perché quantomeno va a creare un problema sui mari con le microplastiche, noi lo sappiamo. Ovviamente tutto questo va condito, prima lo dicevi tu, dalla tecnologia, cioè non esiste sostenibilità senza tecnologia. E quindi dobbiamo investire, dobbiamo fare investimenti, dobbiamo usare anche le misure che l'Europa in questo momento ha messo a disposizione anche nel nostro PNRR, cercare di usare queste misure al massimo per poter investire su tutto ciò che comporta diventare più sostenibili e più tecnologici. Quindi,